Ce soir, nous sommes septembre et ma chambre, le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là. Quando è uscito il film a Parigi, che poi è uscito prima a Parigi che in Italia, il critico del Nouvel Observateur, un certo Jean-Claude Bory, molto in gamba perché dopo l'ho conosciuto, scrisse, titolò un articolone, Il portiere della notte. E io mi sono complimentata con lui perché in realtà l'Hotel d'Europe è l'Europa. E quindi, cioè, è tutto simbolico il film, però lo è per me, ma non lo sto a spiegare, è che ha una forza questa cosa qua, anche se uno non lo pensa, non ha importanza, però è quel posto lì diventa inquietante, dietro l'albergo c'è questa componente di nazisti, di setta, di gruppo, d'altronde loro hanno fatto gruppo, perché non si sono scappati, sono stati aiutati dai preti, dalle suore, da chi vuole lei, sono stati da loro stessi, eccetera, dai nuovi governanti e così via. Quindi si sono difesi, nascosti, eccetera, stavano proprio come le talpe lì, nascoste nelle cantine, come i topi. E questa era la situazione. Però uno può anche vedere il film senza stare a pensare, no, per l'Europa è l'Europa, non c'è bisogno. Jean-Claude Bory, l'unico che l'ha detto, l'unico che ha colto, è andato un po' più, cioè che ha, è l'unico che ha capito questa cosa, che io poi non la spiegavo nemmeno perché andava bene lo stesso sostanzialmente. In Italia l'ha capito soltanto il critico del Corriere della Sera, è stato quello che ha capito il film moltissimo, che era Kedic, che era forse più intelligente, più acuto, il più colto, eccetera, eccetera. E fece un articolo molto bello, seppur diverso da quello di Jean-Claude Bory, però lo colse, insomma. Ma in Italia mediamente l'accoglienza del film è stato un problema solo di sesso, cioè quindi pensi là, siamo proprio, veramente la rivoluzione francese ci è proprio mancata, ma da allora lo dico in ogni occasione, accidenti, non abbiamo avuto la rivoluzione francese, perché per la stampa francese il problema era un altro, era il problema di fondo, era si può fare un film in cui l'eroe, diciamo il protagonista, no? È un nazista, non si era mai fatto. In genere il nazista è il nemico, è la zona d'ombra, è l'ombra, rappresenta l'ombra. Ma chi rappresenta il protagonista è qualcuno che deve rappresentare la luce, ma è una convenzione anche questa, perché non la può anche eliminare questa convenzione. Io proprio non ci ho nemmeno pensato, tant'è che mi sono sorpresa, è una forma di moralismo questo, perché ci impedisce di ragionare anche su noi stessi, non dico su una quantità enorme di persone che sono oscuri, no? Sono, diciamo. E quindi è lì il problema, soprattutto dei Cahiers du Cinéma, per esempio, che erano giornali particolarmente di sinistra, c'era una forma di moralismo, cioè c'è una forma di moralismo, cioè, quindi il protagonista deve essere una persona pulita, insomma, non deve essere il cattivo, deve essere il buono, cioè il film western è così, insomma, nelle favole, nelle storie, così. E quindi era almeno, perlomeno era una tematica questa così. Da noi invece il problema è partito già la censura, quando che è una censura, c'è un psicologo, c'è un insegnante, c'è un avvocato, insomma,
Allora, quando mi hanno chiamato dentro, il film era andato in censura e mi hanno detto, ma qui un problema, tant'è che l'hanno fatto vietato il 18. Il problema qual è? E dice, perché lei sta sempre sopra, fa l'amore da sopra. Allora, pensi noi come siamo? Cioè, questo è stato vietato il 18 perché Charlotte è sopra e non sotto. Questa è la questione, tant'è che ci sono stati poi... un'associazione, poi si scopre che non è un'associazione ma un gruppo di fanatici che sono contro, cioè che lo denunciano il film, e quindi è stato sequestrato 2 o 3 volte, non mi ricordo più, eccetera. Ma il problema era solo sessuale, solo questa visione così patetica sessuale. E io ho risposto, capita a volte, no? Perché lei sta sopra, capita. Cioè, non pensi oggi una censura del genere, cioè, però questa è stata la tematica. Le famiglie cristiane dell'Aquila, ricordo, che hanno denunciato il film perché era immorale. Io penso che, voglio dire, la quotidianità è come dire, attraversata da tanti sadomasochismi delle persone. Cioè, adesso io l'ultimo ho fatto un TV movie per la televisione della violenza contro le donne, che è un fatto oggi gravissimo, che è trasversale, nel senso che non è che sono solo i banditi, i pezzenti, eccetera, ma soprattutto nel ceto medio e alto, eccetera. La violenza che c'è dentro spesso a certe coppie, che può finire, cioè l'anno scorso sono morte ammazzate 127 donne, adesso credo siamo già a 65 o 67. E quindi, questo poi c'era, ho letto un articolo anche negli Stati Uniti, cioè ci sono delle cifre altissime. Quindi nella coppia, a un certo punto, questo è un tema che c'è dentro, può essere alto, basso, adesso dipende che valore diamo le percentuali, ma esiste. Evidentemente in ogni rapporto è una coloratura del rapporto, che può essere solo una sfumatura, può essere una tale sfumatura che non avverte, e può essere invece che dà tutto il coloretto, il quadro. E quindi non ho avuto l'impressione, eppure a casa mia non ho visto nessuno picchiare, non urlava nessuno, ma evidentemente è un'idea che consideravo così ovvia e normale, che non è che l'ho pensata poi più di tanto questa cosa. E penso che questa volontà cioè insieme alla volontà di potenza c'è anche una volontà di distruggere, insomma, noi ce l'abbiamo, evidentemente c'è, durante una guerra viene questa cosa qui, diventa addirittura legalizzata, perché insomma i nazisti non hanno voluto neanche essere puniti, sono stati puniti in pochissimi, però dico, hanno fatto della roba pazzesca. Cioè, noi ci dimentichiamo che non ci sono stati solo 6 milioni di ebrei, ma sono stati altri 5 milioni di persone nei lager, lasciamo perdere alla luce del sole, le guerre, queste le guerre guerreggiate, ma penso proprio l'organizzazione. E questo è abbastanza sconvolgente pensarci, perché io mi ricordavo di un episodio antico che, a Deiro così, avevano ai tempi del guerra del Peloponneso, dei greci avevano... Cioè, questa era un'isola che evidentemente era gestita, protetta dagli Spartani. Insomma, gli ateniesi ammazzano tutti, eccetera. Fu considerato un tale scandalo, perché in genere prendevano gli uomini, li ammazzavano, le donne, i bambini, li vendevano come schiavi, anche i ragazzini, così. Considerato un tale scandalo che dovettero andare a Delfi a purificarsi, cioè fu considerato uno scandalo pazzesco. Allora, cioè, la proporzione non c'è più, cioè proprio non, se pensiamo alle nostre, agli accadimenti di oggi, ma soprattutto questo, io dico che ancora non è stato ben affrontato, perché è di una gravità assoluta. Cioè, l'idea che si possa sistematizzare, oppure basta seguire, cioè, ai tempi, il processo Eichmann, veniva fuori un burocrate dello sterminio di massa.
Cioè, questa roba qui, i tedeschi, io ho fatto un documentario nel 65 a 20 anni dalla guerra, perché era il periodo che facevo i documentari. È un documentario di un'ora e sono andata a varie università, a Berlino, a Magonza, a Tubinga, cioè tutte queste università storiche, eccetera, anche, e chiedevo chi è Hitler. Ora lo facevano apposta, eccetera, ma non lo facevano apposta. Chi è costui? 20 anni dopo, in Germania, non hanno più voluto raccontare nulla. Questa è la realtà. Quel documentario lì dei 4 ore, passato in 4 sere, andò su, allora era un canale, era il canale culturale, che poi fu chiamato secondo, ma allora si chiamava culturale, ed era stato inaugurato da poco, ma non era ricevuto da tutti, nei paesini di montagna non arrivava. Allora ebbe talmente successo che la direzione voleva darlo nel canale primo. Non l'ha fatto perché l'ambasciata tedesca l'aveva sgradito, e noi avevamo molti all'epoca, molti emigrati in Germania e così via, eccetera. Ma i tedeschi, diciamo, se è necessario un lavacro, non l'hanno fatto. L'histoire n'est plus assurée.